sono un po' furbini. Anzi, sono un po' furbine le banche. Ai, a volte non si comportano molto bene le banche. Dai, ma che risposta hai? Non si comportano bene, di la tua, per favore. Questa volta devi dire la tua di quello che pensi. Vai tu. E siamo a parlare. Parlamma. Signori, parliamo delle banche. Parliamo delle banche. Mio nipote un giorno mi chiese: zio, come funziona una banca? Gli dissi: tu volevi 10 euro per uscire, tieni, te li presto io. Ora me ne devi dare tu 11 a me. Ma questo non è un prestito, è un furto. No, i furti sono gli interessi. Nelle banche all'ingresso c'è il metal detector per non far entrare rapinatori. Ma ho capito perché i direttori entrano dalla porta di dietro. Amici miei, ormai pure quando andiamo al bancomat teniamo soggezione. Mi ricordo una volta andai al bancomat, inserì la carta, digitai il codice e misi la cifra, 250 euro. Dal bancomat non uscì una banconota, ma una risata. Si nupagliacce, disse, con le 250 euro. Ah, ma buffo. Digitai di nuovo la somma e sullo schermo uscì la scritta: ti do 60 euro, però devi fare tutta la settimana. Signori, per concludere, mi colpì una frase che ho letto, che diceva: se hai una pistola puoi rapinare una banca, ma se hai una banca puoi rapinare chiunque. Non è vero, non chiunque, solo i clienti. Ho parlato, grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie. Grazie. E siamo a parlare. E siamo a parlare, parlare.